Più di 6.000 associati e quasi 1.000 imprese aderenti. Sono questi alcuni dati del rendiconto del 2022 di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, che ieri, 18 luglio, sono stati esposti durante l'annuale assemblea dei soci che si è tenuta a Palazzo Sani. Dopo una cena a buffet, il presidente Rodolfo Pasquini ha elencato i dati relativi al 2022. Il commercio di Lucca sta andando bene, basta guardare. Soprattutto il settore legato al turismo, ai pubblici esercizi, alla ristorazione e tutto il resto. Il commercio tradizionale un pochino soffre per un e-commerce che ormai ci distrugge, ma comunque siamo soddisfatti e credo che girando per il territorio, non solo di Lucca, ma anche degli altri territori nostri che vanno dalla Garfagnana alla Lunigiana, alla Versilia, alla piana diciamo nostra di Capannoli, ma anche alla parte più a nord, Massa Carrara, devo dire che stanno andando diciamo discretamente bene, se non bene. Cresce di 9 punti percentuale il valore di produzione, che per la sola Confcommercio raggiunge la cifra di 800.000 euro. 2,7 milioni è il totale della produzione se si aggiungono tutte le società di servizi. Ottime prospettive anche per l'anno in corso. Durante l'esposizione del rendiconto dell'associazione, Pasquini ha dichiarato l'intenzione, a fine anno, di modificare lo statuto aggiungendo un altro presidente onorario ai 3 già nominati. La scelta del quarto presidente, ha detto Pasquini, cadrà su Giuliano Pacini, storico proprietario della Buca di Sant'Antonio.